Buonasera, lei ci dà una grande notizia, professore. Le voglio chiedere una cosa sull'inchiesta che è stata aperta oggi dalla Procura di Cagliari, dopo una puntata di ieri di Report, la trasmissione di Rai 3. L'inchiesta è per epidemia colposa, per la famosa vicenda della riapertura delle discoteche in Sardegna. Voi eravate contrarissimi a riaprire le discoteche. Chi non vi ha ascoltato? Perché sono state riaperte lo stesso? Allora le rispondo subito, ma prima mi faccia ritornare un attimo sulla questione del lockdown, perché io ho detto una cosa che ribadisco ancora adesso. Noi stiamo facendo di tutto perché non abbia corso. In questo momento i numeri non pongono una stringente necessità perché abbia corso e si adotta esattamente questa strategia di differenziare tra le regioni proprio per evitarlo. Cosa succederà poi tra 10 giorni, 15 giorni, è un qualcosa. Io personalmente ribadisco quel che ho detto prima, cioè i numeri vanno in una direzione dove secondo me ci sono i margini per evitarlo. Questione discoteche. È chiaro che le discoteche rappresentano una situazione in cui sia per l'esercizio fisico, sia per, legato al ballo evidentemente, sia per il contatto stretto, magari anche scambiandosi bicchieri, insomma, è ovvio che rappresentavano un elemento di significativa pericolosità. C'è stata una richiesta di valutazione di protocolli agli inizi di agosto al Comitato Tecnico Scientifico. Il giudizio che è stato dato era quello di non accoglibilità, della documentazione prodotta. Però, insomma, se ne sono fregati, lo traduco io, diciamo, in termini un po' più crudi. Non Marco, t'avevo mai sentito dire così, eh? no, sì, Credo. perché Beh, tempi, tempi diciamo, duri, i difficili bisogna duri cominciano a giocare. venire al nocciolo rapidamente.